GF VIP, Nikita lasciata sola dopo la dei genitori. La furia di Alfonso Signorini inaccettabile. In attesa di scoprire il quarto finalista del Grande Fratello VIP, tutti i vipponi ricevono una sorpresa durante la diretta di lunedì 27 marzo. Tra loro c'è anche Nikita Pelizzon, che ha ricevuto una dolce lettera da parte dei suoi genitori con cui in passato ha avuto un rapporto conflittuale. Alla tenera età di 16 anni Nikita è scappata di casa a causa del rapporto conflittuale con i suoi genitori. Un racconto che nelle puntate scorse aveva commosso tutti. Durante la diretta della semifinale, però, Nikita ha ricevuto una bellissima e inaspettata sorpresa. I suoi genitori le hanno scritto una lettera molto dolce: "Sei una stella che brilla di luce propria. Una donna bellissima, con tanti valori morali. Non sei perfetta, ma speciale e unica. Sei ormai a un passo dalla meta, ma come va va, ti amiamo tanto. Mamma e papà." Parole che hanno commosso Nikita: "Questa esperienza ha dato modo a papà di conoscermi. Non vivevamo insieme da più di 10 anni. Questo è un risultato unico. Gli voglio regalare una crociera." A conti fatti commenta Signorini: "Questa è già una vittoria. Nikita, sei entrata con la tua voglia di libertà. La stessa ti aveva allontanato dai tuoi genitori e che invece ti vogliono bene." Al termine della sorpresa, Nikita rientra in casa, ma ad abbracciarla, a parte Milena, non c'è nessuno. Un gesto che manda su tutte le furie il conduttore, che sbotta: "Davanti a un momento come questo, vedere tutti seduti, anche no." Or ce crezi ține pentru tine, fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimarul, spike, buia, si, șoapă, grasul, nimeni altul, del, vede sau carpo.